E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo qui con il caro Simone Absin, bastardo, maledetto, vi odio. Abbiamo preso un altro giocatore della Fiorentina. Ecco, iniziamo subito con i giusti toni. Ciao carissimo, Infatti, per benvenuto. provocarti, io ho messo questa giacca che è stata l'ultima giacca della tuta di Roberto Baggio con la Juve. E Ma poi guarda, io ti provoco così. vai, vai, vediamo. Con l'ultimo allenatore serio avuto dalla Juventus. Ultimo scudetto, chissà per quanto tempo, chissà per Con quanto tempo. l'ultimo scudetto, esatto. Ma non Per si adesso. dica, non si dice. Allora, iniziamo subito. Intanto mi sistemo anche in favore delle telecamere. Iniziamo subito questa live. Vi lascio ovviamente in descrizione il link per seguire se già non lo fate, ma credo di sì. Buon Simone. Stasera, ore 21, live sul mio canale con il buon Leonardo Andreini. Parliamo sempre di Fiorentina. Però insomma, voglio anche cogliere non solo il lato tecnico, così tattico, che poi faremo, ma anche le tue emozioni. Te lo aspettavi questo colpo Vlahovic dalla Juve? Perché io personalmente sono stato colto di sorpresa, è un colpo che non mi sarei aspettato nel mercato di gennaio e sarà anche per questo che mi ha fatto un po' girare le tonie, mettiamolo così. Ma guarda, non si aspettava nessuno, anzi, sono stato un po' bersagliato in queste ore perché in un video di qualche giorno fa avevo detto: Vlahovic non viene alla Juve a gennaio, la Juve non farà mercato. Poi venite a citarmi se firma il 31 gennaio. Quindi, tra l'altro, in maniera anche un po' autoironica per la serie, per me non viene, poi però tutto può succedere. In quel momento, tra l'altro, nessuno mi ha detto: no, ma che cosa stai dicendo? Vlahovic viene sicuramente, perché nessuno lo sapeva, neanche i giornalisti che sono molto meglio informati di noi avevano la benché minima idea. Perché altrimenti qualcosina sarebbe trapelata prima. C'erano, come ben sai, tutte le informazioni sull'accordo Juve-Vlahovic, anche già da ottobre a voler vedere qualche insider, ma per luglio. Cioè semplicemente un accordo tra le parti con un acquisto che sarebbe stato fatto nei mesi successivi. Evidentemente la Juventus ha anticipato l'acquisto e infatti sto ancora cercando di capire qual è stato il motivo scatenante. Non credo la rottura del crociato di Chiesa perché non c'entra nulla. Probabilmente i risultati di gennaio, cioè abbiamo perso la Supercoppa italiana, abbiamo pareggiato due scontri diretti, Napoli e Milan, e quindi la società, o secondo me un po' più la proprietà che è alle spalle, ha detto: no, adesso dobbiamo fare all-in perché qui o si va in Champions o si muore. E quindi si pensa di poter andare, di avere una garanzia di andare in Champions con Vlahovic. Io me lo auguro, ma non credo che basti prendere Vlahovic, portarlo alla Juve per avere automaticamente i gol. D'altra parte, quando abbiamo preso Ronaldo, si diceva: ecco, la Juve vince la Champions, e mi pare che. Guarda, toccati i coglioni e tutto quello che hai, però ti dico, io avrei visto una Juventus in Champions anche senza Vlahovic, quindi dico, a maggior ragione io penso che tu possa concretamente alzare l'asticella per quello che era il mio sentimento. Io avrei visto una Juve in Champions, ripeto, anche senza Vlahovic. Con Vlahovic magari è giusto chiedere un qualcosa di più del mero quarto posto, magari un terzo o addirittura secondo posto, che Sì. significherebbe anche magari un miglioramento in classifica rispetto all'anno scorso. Io ne approfitto per chiederti anche, sei contento dal punto di vista tecnico-tattico di questo colpo? Pensi rappresenterà un plusvalore veritiero oppure sei preoccupato dall'aspetto tecnico-tattico, inserimento in squadra, allenatore, magari per te un pacco, non so, chiedo No, la tua. allora, Vlahovic è sicuramente fortissimo e può diventare ancora più forte, chiaramente. Perché, come dicevamo io e te qualche volta, ci siamo già visti, è un anno circa che Vlahovic è esploso. Non è un giocatore già concretamente lanciato e tra l'altro compie 22 anni domani, quindi non stiamo parlando di un 19enne che ha fatto una buonissima stagione e tutti parlano di lui. È già un pochino più avanti, però ha margini di miglioramento pur con una base fenomenale. Lui soprattutto ha tanta personalità. Dal punto di vista tecnico-tattico, io ecco, preferisco le squadre che giocano senza numero 9, però i numeri 9 forti ormai nel calcio sono veramente pochi e uno di questi è proprio Dusan Vlahovic. Quindi a me va benissimo. Avrei preferito che arrivasse in estate, anche per evitare il problema dell'adattamento adesso tra Fiorentina e Juve, cioè adesso è troppo esposto, nel senso quello che ha fatto la Fiorentina, 24 tra gol e assist in 24 presenze. Sarà utilizzato come termine di paragone perché è la stessa stagione, è lo stesso Vlahovic.
con l'interruzione di una stagione tra una stagione e l'altra, se il rendimento iniziale fosse stato un po' più basso, sarebbe stato un po' più facile, oltre che avrebbe potuto fare il precampionato, insomma, altre condizioni. Magari anche un allenatore diverso, qualora dovesse andare via Allegri, o lo stesso allenatore, però con una squadra che viene già organizzata su di lui. Questa squadra non è stata organizzata su Vlaovic a inizio stagione, anche se è andato via Ronaldo all'ultimo e Vlaovic sostituisce un pochino Ronaldo. Ho un po' il timore dal punto di vista tattico, come dicevi, perché chiaramente Vlaovic non può fare 50 metri di corsa in avanti, li sa anche fare, ma non abbinando la fase difensiva. È uno che, tra l'altro, ho visto, segna quasi esclusivamente da dentro l'area di rigore. Bisogna dargli i palloni dentro l'area di rigore, bisogna portarlo lì. E quindi non sarà facile inserirsi nello schema tattico attuale di Allegri. Secondo me Allegri deve lavorare e fare di più di quello che ha fatto finora. Credo che sia anche un po' preoccupato lui su quello che deve fare. E ti aggiungo, l'attacco della Juventus è il più forte d'Italia, senza alcun dubbio, anche con Chiesa rotto, perché Dybala, Morata, Vlahovic, perché Morata probabilmente resta, non ce l'ha nessuno. Guarda, io ti dico, per me mi sono preso anch'io del, non critiche, perché comunque non è che sto dicendo cose fuori dal mondo, però diciamo molti non sono convinti di quello che ho detto, cioè che la Juve per me come rosa partiva come la più forte d'Italia e che in mano ad un altro allenatore questo si sarebbe anche visto. Ah, scusami, ma questo è perché a te piace Rabiot e quello è il problema. Ecco, se a te non piacesse Rabiot, la rosa varrebbe meno. Rabiot e Alexandro. Ecco, A me appunto. piacciono, a parte Ramsey, che sempre anch'io sono stato d'accordo con il mainstream, un acquisto che non mi è mai piaciuto, ma io sulla valutazione dei giocatori della Juve sono totalmente e fieramente anti-mainstream, cioè quelli che molti che vengono considerati forti, legacy Locatelli, anche lo stesso Dybala ora tu trasalirai, ma pur considerandolo fortissimo, capisco per certi versi le istanze tecnico-tattiche della Juventus, Vabbè, ripeto, questo non considero eccezionale un Locatelli, che non lo sta dicendo nessuno, tranne te, ma sta facendo una stagione mediocrissima, mentre per esempio un Alexandro, vorrei vederlo nell'Inter di Inzaghi, secondo me diventa un ottimo giocatore. ma non Rabiot. alla Fiorentina al posto di Biraghi, e vedi che allora vedi che non ti piace così tanto allora, Volete portarci anche Biraghi? no, Volete. anche se oddio, lì un investimento pure dovremmo farlo, perché non credo che ci affideremo a Pellegrini. Comunque Però ti dico, io sono. Ritornando al discorso, sono d'accordo con te sul fatto che la Juve ad oggi abbia una rosa molto forte, che l'acquisto sia importante. Sul discorso tattico, io ti aggiungo una piccola cosa. Io ho visto, cioè, ho capito che avevamo per le mani un fenomeno, perché io l'ho sempre considerato potenzialmente tale. Quando ha fatto quel gol in ripartenza in Fiorentina-Inter con Skriniar al fianco, si è fatto 40 metri di corsa con Skriniar al fianco, domandolo, addominandolo e buttando il pallone in rete, un gol stupendo, venne giù la curva, tra l'altro un'esultanza pazzesca anche in quel. Lì capì che era un giocatore completo e ti dico, da fiorentino, Vlahovic, io ho sempre detto, lo ripeto, ha uno spettro di miglioramento e di margini di crescita grande, ma non tanto nella forza, quanto nell'adattabilità in quello che può diventare. Nella Fiorentina di Italiano l'abbiamo visto agire più come un Dzeko che come un Lukaku. È probabile, tu magari anche temi, che in questa Juve, in questo momento, gli sia chiesto di essere più Lukaku che Dzeko, affettandola, e questo è un po' il no, il senso. mio timore è un altro, che gli venga chiesto di fare il Morata, e il Morata che abbiamo visto in questa prima metà di stagione con Allegri, cioè un non attaccante. Morata non sta giocando da attaccante, perché è attaccante solo perché è il giocatore più avanzato, ma se deve stare nella nostra metà campo, dietro la linea della palla, non è un attaccante. Se quando attacchiamo si deve abbassare per fare la sponda di lato su Cuadrado e poi non fa in tempo ad andare in area a prendere il cross, non è un attaccante. Il mio timore è che debba fare questo Vlahovic, e sarebbe un disastro. E infatti ti giro la domanda: secondo te in che cosa può migliorare e deve migliorare Vlahovic, che lo conosci bene, nella Juve? Guardando anche De Ligt. De Ligt nasce come difensore a centrocampo, come difensore mangiacaviglie in avanti, e adesso, come giustamente osservavi, non ti sta piacendo quest'anno, sta diventando il difensore asserragliato in area di rigore a doppia linea, che deve fare le spazzate. Ecco, c'è il rischio o meno che Vlahovic abbia un'involuzione pratica. Alle 9:30 devo fare il bambinone di turno, che mi capivo. Pensavo dicessi difensore mangiacazzi. Cosa sta dicendo? Detto questo, ma allora è difficile, io ti dico, è difficile valutare in cosa può migliorare Vlahovic, con tutto il rispetto, ma so che anche tu lo pensi così con Allegri.
Perché se mi avessero detto Vlahovic va al Chelsea con Tuchel, allora capito, mi si aprivano le sinapsi tecnico-tattiche. Va al Liverpool con Klopp, altro paio di maniche. Alla Juventus con Allegri, secondo me, non è più tanto quello che la Juve e questa Juve possono dare a Vlahovic, ma è più interessante capire quanto Vlahovic può dare alla Juve. E penso che tutto lo possa dare se la Juve continuerà a giocare così. In un senso sicuramente di maggior senso del gol, maggior anche personalità rispetto a Morata. Nel senso, un conto avere Morata Personalità sotto rispetto a porta. Morata non ci sono dubbi. Ecco, probabilmente per quelle che sono le sue caratteristiche, anche il suo portato, tenderà leggermente anche a far alzare la squadra e io sfrutterei quest'inerzia. Io è da inizio anno che dico io con questa Juve di quest'anno giocherei col 4-3-3, a maggior ragione lo proverei adesso. Aspettando il rientro di Chiesa, ma lo farei già adesso. Vlahovic, Dybala, gli chiederei, ecco, aggiungo Pepe. Dybala deve dimostrare, bene, aggiungi una richiesta, dimostrami di essere decisivo e impattante come esterno destro in un 4-3, o meglio, come falso esterno destro in un 4-3, come Come ha fatto con esterno Sarri, ma destro come ha con fatto con Sarri, licenza di infatti ti agire. dico, metti Vlahovic al posto di Higuaín e Morata al posto di Ronaldo, con Dybala nella sua posizione, fai il tridente pesante di Sarri, non Anche credo che Kulusevski, voglia che a me fare. non piace, ma ecco, un altro che non mi piace è Kulusevski, ma intanto che aspetti Chiesa, anche Kulusevski come esterno sinistro. Ma sai, Kulusevski potrebbe addirittura partire adesso, si dice, per mandarlo in prestito, perché la società non è convinta, Allegri non è convinto, non siamo convinti neanche noi, perché sembra veramente un acquisto fatto male, un giocatore sprecato e va recuperato. Non so se ci sarà il contesto giusto, però appunto, ne parlavo oggi, come giocano insieme Morata e Vlahovic, se Morata resta? Io non lo Solo in farei. 4-3-3, come hai detto. Però che succede? Poi quando andiamo a difendere, Morata che fa? Si abbassa a centrocampo, fa l'esterno di centrocampo con Vlahovic, unica punta diciamo di pressing, perché quello fa la Juve, il Diciamo che 4-4-1. se giochi con il 4-3-3 con Morata e Vlahovic assieme diventa e Dybala dall'altra parte diventa una specie più che altro di 4-3-1-2, perché poi Dybala Esatto. si E in fase accentra e difensiva però lo per fa. Allegri o fai 4-4-2 o nulla. E come lo fai il Appunto. 4-4-2 in quel modo? È più probabile un Capiamo. 4-4-2 con Vlahovic e Dybala davanti. Questa, E appunto, con Morata secondo che me, è la deve strada. scendere a fare l'esterno a centrocampo, quindi capisci che è Chi complicata come cosa. La deve convivenza scendere? Morata da Vlahovic è complicata, però su Dybala sono d'accordo con te. Questa sarebbe, ma ti dico anche, sarebbe l'occasione per rivedere Dybala, che abbiamo visto solo il primo anno con Mandzukic, in un attacco a due con una vera punta. Lui seconda punta e accanto una vera punta come Vlahovic. È una Però poi strada vediamo che il fatto. potresti fare. È una strada che potresti fare, però non credo che sarà quella. Se... Allora, quello che farei io è il 4-3-3. Quello che vedo probabilmente fare ad Allegri è un 4-4-2 con Vlahovic e Dybala davanti, e probabilmente questo acquisto di Vlahovic non tanto, ma costringerà Allegri comunque a metterli, cioè a non farsi i problemi di dire o gioca Vlahovic o gioca Dybala. Secondo me sarebbe oltre che una scelta suicida, ma anche una cosa che vedo improbabile. Però Morata in appunto questo momento lo Dybala vedo. rischia di andarsene, Vlahovic è il nuovo colpo, quindi avrebbe anche tutti i Sì. motivi Allegri di accantonare Dybala negli ultimi mesi di stagione, purtroppo. Spesso l'ha fatto anche partire dalla panchina, verissimo, però boh, io penso che l'attacco Vlahovic-Dybala si possa vedere, possa essere anche il minimo, insomma, cioè nessuno ti chiede di diventare, non lo so, il nuovo Bielsa, visto che ti hanno comprato Vlahovic, però quantomeno quello di vedere Vlahovic e Dybala assieme e una squadra con un'offensività un po' più corposa, quantomeno nella formazione, penso che se lo aspettino tutti e penso che sia una soluzione visibile e richiedibile, insomma. Anche perché come coppia Vlahovic e Dybala per me ci può stare e può ricordare, con tante differenze dal punto di vista tecnico, quello che abbiamo visto con Lukaku e Lautaro all'Inter, cioè quello un po' più Esatto. strutturato, fisicato, che lavora anche per i compagni di sponda e via Però vedi dicendo. con 5 centrocampisti dietro o quantomeno 3 in mediana più gli esterni, quindi lì lo puoi fare. Infatti non so Allegri L'Inter se è in confusione, se ha le idee chiare, se ha capito che deve modificare delle cose. Fatto sta che, come ho detto in un mio video di oggi che ti anticipo, secondo i miei calcoli, proiettando la media goal e assist di Vlahovic di questa prima parte di stagione con la Fiorentina su un ipotetico finale di stagione con la Juve intorno alle 20-22 partite, a seconda di come andiamo in Champions, considerando che Vlahovic farebbe circa un 80% dei minuti, cioè proprio non titolarissimo, cioè titolarissimo però ovviamente con qualche assenza,
Io mi aspetto una quindicina di gol e non Da so se chi? li riesco a fare. Da chi? Da Vlahovic. 15 gol da qui alla fine del campionato? Sì. Capito? Quella è la sua media. Quella è la sua media. Cioè, se ne fa meno, abbassa la sua media realizzativa rispetto alla Fiorentina con l'Italiana. Sì, però diciamo che un minimo, secondo me, di tempo di Ma ti adattamento, non riferisci anche tanto, alla eh. Champions e la Coppa Italia, cioè dico tra tutte le Ah, competizioni. ok, tra No, perché mancano tutto. 15 partite di campionato, ti dicevo su un totale di 20-22, 15 gol. Già più richiedibile, però insomma, io penso più che altro, guarda, che come hai detto anche tu all'inizio video, sarebbe sbagliato fare confronti tra quello che era il Vlahovic della Fiorentina e quello che saranno nella Juve. È una nuova situazione e già l'aspetto tattico da chiarire sarà interessante. Io ti ripeto, fossi io farei il 4-3-3, probabilmente mi vedo invece un 4-4-2 con Dybala e Vlahovic. Io penso che l'acquisto ci sia, nel senso, io non l'ho mai ritenuto, anche quando era la Fiorentina, un pacco, un bidone. Quindi, ahimè, ahimè, penso che la Juve abbia fatto un ottimo acquisto, sebbene la cifra sia importante, perché non è che l'hanno, che la Fiorentina l'ha regalato. E vengo proprio a questo. Come cazzo ha fatto la Juve a uscire 70 milioni o con quel che è 75 sul Sono calciomercato gennaio? esattamente tutti i soldi a disposizione in questa finestra, cioè in questi prossimi mesi. Dopo l'aumento di capitale, hanno proprio messo per iscritto che c'era un margine di 80 milioni per l'investimento per la competitività sportiva. E quindi ne hanno presi 70, poi forse ci sarà qualcosa per gli agenti, arrivi a 80. Quello che mi chiedo io è che difficoltà c'è nell'andare ad offrire a chi ti fa richiesta esattamente quello che ti chiede? Quindi voglio dire, è stata una trattativa fatta dalla Fiorentina, la Juve non ha fatto nulla, ha messo i soldi e ha decuplicato lo stipendio di Vlahovic, non ci vuole molto, se hai i soldi lo fai. Quindi da questo punto di vista io dico, ok, siamo entusiasti, però facciamo attenzione perché lo stiamo pagando tantissimo, non che non valga, però che si poteva abbassare un po', il prezzo e comunque, non è detto che dimostri subito questo valore, soprattutto lo stipendio, cioè lo stiamo anche caricando di aspettative. E non ha mai giocato mezza partita di Champions League. E gli stiamo chiedendo anche di farci andare avanti oltre gli ottavi e farci qualificare. Quindi ci sono ancora degli aspetti. Cioè, il campo deve dire tante cose. L'entusiasmo c'è, ovviamente, però siamo anche curiosi e in attesa. Chiudo questa cosa con un riferimento che giustamente hai fatto. Abbiamo assistito nei mesi scorsi a schermaglie tra Agnelli, commisso, su varie questioni. Tu ritieni che questa vicenda ci consegni una parte vinta e una parte vincitrice oppure no? E se sì, ma non è detto, come l'hai letta da questo punto di vista? Cioè, vedi un vincitore, vedi un vinto, vedi un segnale che si è voluto dare del tipo noi arriviamo e prendiamo quel che vogliamo? È stato anche un messaggio politico, è stata solo una cosa tecnico-tattica, c'era un giocatore sul mercato e lo siamo andati a prendere. È stata anche una svaccata politica, nel senso che Agnelli ha voluto anche, perché è il tipo che fa questo tipo di azioni dimostrative. Però, ripeto, se la Fiorentina ti chiede 70 e tu gli dai 70, se Vlahovic ti chiede 7 e tu gli dai 7, o magari Vlahovic aveva chiesto, non so, 8 e gli hanno detto no, ci fermiamo a 7, ok, però comunque tu gli stai andando, ti ripeto, a decuplicare lo stipendio e stai dando alla Fiorentina esattamente quello che chiede. Quindi non è che sia tanto vincitrice la Juventus o Agnelli in questa. Diciamo che hanno vinto entrambi, perché la Fiorentina ha monetizzato nel momento giusto il giusto, quello che voleva, e dall'altra parte Agnelli si è fatto beffe, diciamo così, di commisso che lo ha insultato e poi alla fine è dovuto scendere a patti. Ti faccio una domanda per chiudere proprio che so che ti fomenterà, però è giusto arrivare al termine, diciamo, del discorso. Credi che Allegri rovinerà Vlahovic o credi che, come me, cioè io non credo che Allegri rovinerà Vlahovic, io credo che Vlahovic sia così forte anche potenzialmente che andrà oltre quelli che sono gli attuali limiti tecnico-tattici della Juve e riuscirà ad imporsi. Io ti chiedo, credi questo o credi che Allegri rovinerà Vlahovic e si trasformerà in un bidonaccio? No, bidonaccio no, non lo rovinerà certamente in questi pochi mesi, al massimo se lo rovina nell'arco di un anno e mezzo, quindi compresa la prossima stagione, però non mi aspetto i 15 gol che ti ho detto, me ne aspetto purtroppo 10, tante partite senza segnare e con tante difficoltà, e però mi aspetto anche che diranno in tanti, 10 gol sono tanti, quindi l'esperimento è riuscito. Per me non sarebbe tanto riuscito perché se Vlahovic viene preso come salvatore della patria,
e invece rende meno che alla Fiorentina, dove ricordo è stato potenziato da Italiano che lo conosceva forse meno di Allegri, allora vuol dire che l'esperimento non è del tutto riuscito a quel punto. Certo. Allora, caro Simone, io ti ringrazio, è stato un bel video anche di Grazie approfondimento tecnico-tattico. Seguite Simone sul suo canale se già non lo fate, se siete interessati. Simo, un caro saluto e a presto. a te. Piacere. Un caro saluto a te, grazie per il dibattito, per il confronto su questo tema così interessante.